Ciao a tutti amici di Leggende e Misteri e benvenuti in questo nuovo video. Buona visione e non dimenticate di lasciare un like e di seguire la pagina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. E l'arcangelo Michele rinfoderò la sua spada. Roma, anno del Signore 590. Imperversava allora una grave pestilenza. I morti e i malati erano talmente tanti che il pontefice Papa Gregorio I, detto anche Gregorio Magno, organizzò una processione per invocare l'aiuto divino contro questo orribile male. Quando giunto nei pressi del mausoleo di Adriano, il Papa ebbe una visione. Sulla sommità dell'edificio gli apparve l'arcangelo Michele, nell'atto di rinfoderare la spada. E da quel preciso momento il morbo cessò. Fu da allora che i Romani iniziarono a chiamare la mole Adriana con il nome di Castel Sant'Angelo e dal XIII secolo vi posizionarono una statua raffigurante l'arcangelo nell'atto di rinfoderare la spada. Il nome Michele deriva dall'espressione Michael, che significa chi è come Dio? Una domanda che l'arcangelo urlò con voce potente, in risposta alla blasfema affermazione del ribelle Lucifero, che aveva osato paragonarsi a Dio. Michele è il comandante delle milizie celesti. Biblicamente è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana. Dal punto di vista iconografico, è rappresentato alato ed in armatura ed impugna la spada o la lancia nell'atto di sconfiggere il demonio, sopraffatto sotto i suoi calzari, raffigurato nelle sembianze di un serpente o di un drago. Nell'Apocalisse di Giovanni, San Michele Arcangelo è destinato a far squillare la tromba annunziatrice del gran giudizio finale. Egli sarà inoltre il protagonista della seconda guerra terrena detta della donna contro il drago, cioè di Maria, madre di Gesù, contro Satana. Sarà allora che San Michele Arcangelo guiderà per la seconda volta la vittoria, la milizia celeste degli angeli di Dio contro quelli di Satana. Il culto micaelico si diffuse presso i Longobardi dopo la conversione al cattolicesimo del popolo germanico. Essi riservarono una particolare venerazione per l'arcangelo Michele, al quale attribuirono le virtù guerriere un tempo adorate nel dio germanico Odino. La festa, in onore di San Michele Arcangelo, insieme agli altri arcangeli Raffaele e Gabriele, ricade il giorno 29 di settembre. Il principe delle milizie celesti è tutt'oggi venerato in molte località d'Europa e del mondo, invocato per fini taumaturgici e contro le insidie del demonio. Tra i monti Ausoni, in provincia di Frosinone, nella bellissima cittadina di Valle Corsa, l'arcangelo Michele è il santo patrono. Si racconta che tale devozione risalga proprio alla discesa dei Longobardi in Italia, i quali imposero un'immagine dell'arcangelo da porre sulle quattro porte d'entrata del paese, a difesa e protezione dalle incursioni nemiche.
Il 29 settembre del 1709 venne esposta per la prima volta la bellissima statua dell'Arcangelo, realizzata in legno di Leccio. Ritratto in atteggiamento di vittoria, nel supremo gesto del suo trionfo sul maligno. Il prodigio si verificò a Valle Corsa, a partire dal 31 di luglio del 1796. Da quel giorno e fino al 3 agosto, e per ben 4 giorni, tutta la popolazione poté assistere ad un evento straordinario. La statua mosse gli occhi. E dalla sua fronte grondava sudore. Un miracolo, tutt'oggi rimasto senza una spiegazione razionale, che destò l'attenzione dei fedeli, anche quelli dei paesi limitrofi, che accorsero numerosi per vedere con i propri occhi. Tutte le testimonianze vennero trascritte e sottoscritte alla presenza di un notaio. E sono tutt'oggi conservate nell'archivio della parrocchia di Valle Corsa, mentre le copie fotostatiche di quelle più importanti sono esposte in una teca a destra dell'abside della chiesa. Ma il prodigio dell'Arcangelo Michele non rimase un caso isolato. In tutta Italia, nello stesso periodo, le statue di Santi e Madonne si misero a lacrimare. A muovere gli occhi. I fenomeni durarono alcuni mesi e ad essi avrebbero assistito circa mezzo milione di persone. Un presagio a ciò che sarebbe da lì a breve avvenuto. Nel 1796, infatti, le armate francesi, guidate da Napoleone Bonaparte, dopo aver invaso gli stati del nord Italia continuarono la loro discesa a sud verso lo Stato Pontificio, con l'intenzione di occupare tutti i territori conquistati, saccheggiando chiese e monasteri e depredandone i beni. In questo periodo di grande dolore e sofferenza affidiamoci all'Arcangelo Michele perché rinfoderi nuovamente la spada e ci liberi da questo morbo e da tutti i mali del mondo.